Lei ha detto che la Gilda degli insegnanti intende intervenire nelle sedi istituzionali per far revisionare, modificare il disegno di legge. Secondo lei quali sono i punti maggiormente critici del DDL? Ce ne sono diversi, anche abbastanza gravi. Cominciamo con gli albi territoriali, sono assurdi, cioè non ha senso, cioè, a parte il fatto che si inseriscono in una visione della scuola che non è la scuola di tutti come dovrebbe essere, la scuola dovrebbe essere degli alunni, dei docenti, dei cittadini, di tutti. In questo modo, anche in altri settori di legge, si vede che questa è la scuola del dirigente, cioè dire che il dirigente possa scegliersi i propri docenti è controproducente e anche dannoso. Anche il migliore dei dirigenti sicuramente fa delle scelte che saranno influenzate da vari fattori, e non dire, diciamo, delle cose, qualcos'altro, ma anche se fosse il migliore degli enti possibili con dei criteri inattaccabili, ma è inutile, perché se noi andiamo a ragionare su come funziona, tutti coloro che sono in un albo territoriale verranno scelti, perché sono stati assunti per questo, da qualche scuola. Cioè, qui siamo a Cuneo, qui c'è Tò, è molto famoso in queste zone, ha fatto il militare e quant'altro, direbbe che è la somma che fa il totale, quindi tutti quanti verranno assunti da qualche scuola, quindi dove non c'è una utilità per quanto riguarda un miglioramento, no, perché tutti i docenti andranno in una qualche scuola, quindi non cambierà nulla, e fin tra. Quindi noi sicuramente cercheremo di togliere questo aspetto, perché è inutile e dannoso. Altro aspetto che va modificato è che 100.000 posti sono insufficienti per poter realizzare gli obiettivi che questo disegno di legge si propone. Basta fare un ragionamento molto semplice: questi 100.000 posti non compensano nemmeno tutti i tagli fatti dalla legge Gelmini, quindi stiamo tornando indietro di 5-6 anni in cui c'erano le classi pollaio, non c'erano i pomeriggi. Quindi se gli obiettivi del governo sono avere appunto un miglioramento qualitativo della scuola, questi 100.000 docenti non bastano, quindi occorre almeno ampliare di altri 30-40.000, come effettivamente era inizialmente previsto. Altra cosa, non si dà una risposta definitiva, certa, alla sentenza della Corte Europea, cioè non si può dire a chi ha acquisito 36 mesi nella scuola: mi spiace, da ora in avanti farai solo il concorso. Occorre che ci sia un piano straordinario, magari non solo annuale, anche biennale, ma che tenga conto anche di persone che hanno garantito per anni e anni e anni, spendendo anche soldi per fare un percorso abilitante. Gli hanno detto: non sei abilitato, devi abilitarti, non abbiamo soldi per pagarti l'abilitazione, te la devi pagare tu. E adesso gli si dice: fai un concorso. È assurdo, anche perché già ci sono delle sentenze di giudici che stanno imponendo l'assunzione a tempo indeterminato per queste persone. Quindi noi sicuramente la Gilda chiederà che anche per chi si trova attualmente escluso, perché è in seconda fascia o terza fascia, ma ha i requisiti per poter previsti dalla normativa europea, ci sia un percorso che preveda per loro un passaggio certo, che può essere appunto un piano straordinario per l'anno prossimo, o che possa anche essere un concorso riservato, un piano. Cioè, mettiamoci un tavolo, ragioniamo i modi per poter rispondere a queste esigenze. Un altro aspetto che non è marginale riguarda l'esclusione anche degli idonei, perché formalmente il Renzi ha ragione: un conto è essere vincitore di concorso, un conto è essere idoneo di un concorso, sono due cose distinte, e formalmente ha ragione. Peccato però che lo stesso concorso lo scorso anno abbia già assunto degli idonei, quindi c'è un precedente di una graduatoria in cui c'è gente non vincitrice di concorso ma idonea che è stata assunta a tempo indeterminato. Questo sicuramente aprirà una prateria per ricorsi da parte di tutti questi idonei, quindi le problematiche sono tante. Dobbiamo veramente cercare, per il bene della scuola, di mettersi a un tavolo e ragionare con buon senso. Non esiste la bacchetta magica, però esiste il buon senso e possiamo sicuramente cercare di arrivare ad un buon risultato. Quindi io spero che il Parlamento usi questo buon senso e ascolti chi nella scuola da anni ci vive e ci lavora.